E salve a tutti ragazzi e bentornati su Smite. Oggi giocherò Kuzenbo in solo lane. Kuzenbo chiaramente è l'ultimo dio rilasciato su Smite ed è qualcosa di abbastanza particolare. Innanzitutto è probabilmente il dio più stupido che sia mai stato rilasciato dalla Rez, cioè stupido in termini di concetto, stupido in termini di skill. Insomma, è un po' scemo, diciamo. È scemo però chiaramente inteso in senso buono. Non si intende attaccare questo bellissimo dio, dai, King K, come si può dire che sia cattivo, dai, guarda che roba. È simpaticissimo, è una cazzo di tartaruga ninja, ma che roba è? Yes, on my way. Che cos'è quindi King K? Mi sembra che venga chiaramente dalla mitologia giapponese. Ed è un po' particolare perché non mi sembra sia un dio, ma piuttosto come una specie di leader di un popolo di cose, di una specie di tartarughe. Non ho capito bene esattamente che cosa debbano essere. Però, in ogni caso, dava un sacco di problemi al Giappone e in pratica è stato sconfitto solo due volte o qualcosa di molto simile. Comunque, passiamo subito alle skill di Kuzenbo, che è appena stato rilasciato, quindi non so effettivamente quanto sarà considerato forte. Madonna, non c'ho niente di mana, letteralmente. Vediamo come rimbalza, allora. Così. Ok, una mazza. Cioè, non faccio letteralmente una mazza di danno a sti cosi. Questo potrebbe essere un problema. Sì, ci sto mettendo circa una vita e mezza a cleararmi sto campo. Grazie mille, Madonna santa. Magari avrei voluto farlo tankare. Ehi, signore, ma che cosa vuole? Ok. Va bene. Ok. What the fuck? Perché ha sprecato i beats così esattamente? Io me ne prendo un paio di pozzi di danno contro i beats tuoi, Ulr NP della serie. Pia testo coso potentissimo. Guarda là. Che clear, mamma mia, signori, che clear. Comunque, dicevamo. La passiva di Kuzenbo è la, come si chiama? La ciotola d'acqua che gli vedete, che si riempie d'acqua che gli vedete sopra la testa. Che cosa fa fondamentalmente? Allora, si riempie d'acqua più viene colpito. Ogni volta che prende il più del 2% della sua vita massima, calcolato prima della reduction dell'armor o e della Magic Res, in danno. Ok. Vediamo se riesco a clearare la wave se gli vado da dietro, i mini. Ok. What? What? Au. Come osi attaccarmi? Tieni, beccati il coso là, il nano. Ma quanto è stupido sto personaggio. Comunque sì, ogni volta che prende più del 2% della sua vita massima in danno, Kuzumbo guadagna una reduction del 2% fondamentalmente del danno. Cioè, anzi, in realtà una reduction dell'1% che stacca fino a 10 volte. Quindi in realtà neanche troppo male. Mia, vieni qua. Boom. Volevi, guarda che fascia contro il muro, madonna ragazzi. Ok. Ties, bam. Vai tartaruga OP. Ah, si tira anche pure la torre, ma quanto cazzo è stupida sta cosa. Comunque sì, fino a un massimo di 10 stack, dicevo, e quindi chiaramente il massimo della damage reduction che può avere è 10%. Se Kuzenbo subisce un medium CC, quindi un coso, un knock-up, oppure un grab, un knockback, o il banish di Freya per esempio, perde la metà delle sue stack e di conseguenza la air reduction che perde è del 5%. Passiva che funziona estremamente bene, chiaramente per la difesa, e in generale funziona estremamente bene sinergizzando con la sua seconda skill, che vedremo più avanti chiaramente. Allora, vediamo. Adesso però il clear sembra di gran lunga più decente. Se potessi prendere il Bluestone su questo personaggio forse sarebbe ancora più forte. Però non posso perché è magico e quindi niente. La sua prima skill invece è il Nene K, quello che mi avete visto usare dall'inizio della partita per clearare e in generale per danneggiare. Coso? Non so se dovrei andare di Fuse of Focus o quell'altra. Non Fuse of Focus, andiamo un po' di utility. Tanto i Guardian non li uso mai e quindi non so, almeno porto un video con un Guardian. Nonostante sia in solo lane, tanto lo giocherò mezzo Magical Power. Come giusto che sia, no? No. Comunque, la Nene K che cos'è? È una specie di prima di AoE, solo che chiaramente non fa quel danno. Non aumenta di danno, più rimbalza sui muri, però in realtà rimbalza sui muri come, in un certo senso, come le trottole di sì, le trottole, come le tartarughe di Super Mario, si potrebbe dire. Cioè, sto coso qua, sto tartarugone gigante, lancia una tartaruga più piccola di fronte a sé, che fa danno a tutti i nemici a cui passa attraverso.
Però no, fa veramente schifo. Che cosa sto dicendo? Però il danno, guarda che roba, non è bassissimo, dai. Forse potrei usarla per tankare, magari sarebbe più intelligente, però non mi ha di perdere troppo tempo. Non l'ho chiamato prima, quindi rip me. Tiè, spam! Fa che roba, purtroppo si ferma al primo dio colpito. Guarda che roba, però. Il cooldown è buono. E comunque, si dicevo, fa danno a tutti i nemici a cui passa attraverso. Aia, danno diretto. E oltre a questo, mi sembra che stia livellando la terza soul. Potrebbe essere, o mi sbaglio, perché fa un sacco di danno. Aia. Pushi troppo prima questi soul. Ma io ho il nene K potentissimo. Comunque in ogni caso, dopo aver fatto l'anno, bisogna livellare la seconda o la terza? Non lo so, è appena uscito sto dio, non so assolutamente niente neanche di come si giochi. Comunque, e fa un sacco di danno passando attraverso i nemici rimbalzato. E dopo il rimbalzato. E oltre a ciò, tiè, guarda che te posso fare. Ah, così non te ne frega un cazzo, Ulra, ma è interessante. Hai tirato la prima, la tua ascia contro i minion, Ulra. Cazzo, intelligente. Ah, spuccati, perché non hai paura di me. Va bene. Comunque, e dopo aver rimbalzato, aver fatto danno a tutti i nemici a cui passare attraverso, la cazzo di tartaruga esce dal suo guscio, fondamentalmente, e inizia ad attaccare i nemici con gli attacchi base, arrivando a fare un danno di addirittura 65 danno per hit, che però non scala, quindi insomma rimane fisso per tutta la partita. Ma oltre a questo, la tartaruga in realtà tanca veramente tanto, cioè tanca un sacco di colpi, per tirarla giù ce ne vuole. È abbastanza fastidioso proprio per questo, anche perché ti blocca tutti gli skill shot, attacchi base, eccetera, eccetera. La seconda skill di Kuzenbone, anche lo stiamo a dire tanto, è molto semplicemente... io andrei di Hide of the Nemean Lion secondo Aiden, proprio chi se ne frega della serie. E la seconda skill di Kuzenbone, dicevo, non sto neanche a descriverla tanto, è semplicemente l'effetto dell'hide o delle spike, per questo che le sto buildando insieme, perché voglio vedere a quanto può arrivare di come si chiama, di rimando indietro del danno, insomma. Quanto cazzo tank? Quanto stai sfondando questa torre? Fai da me. 1v1 me, mate. Sì. Volevi saltare? Guarda che faccio. Ah, sì, sì. Simpatico, Boom. Ok. Rompo il cazzo, lo rompo, lo so, Ulra, rompo proprio i coglioni questo personaggio. Sì, appunto, rimanda indietro il danno agli avversari molto semplicemente, cioè le spine escono dallo scudo di Kuzenbo e guarda che diavolo di rimbalzi c'ha sta cosa, però vabbè. Fai mo' i seri, dai, su, attacca. Ok, me ne vado. Troppo pericoloso per me stare là, visto che non ho una sega di protection magiche soprattutto. Purtroppo la torre va giù, mi sa, perché non riesco a difenderla da questo. Aia. Vabbè, andiamo back. E appunto le spine escono dal guscio di Kuzenbo e il 40% del danno che gli viene fatto all'ultimo livello, contro un 20% al primo livello, viene rimandato indietro al target che lo sta attaccando. Oltre a ciò, vediamo se riesce... Ok. E appunto, dicevo, oltre a questo chiaramente però, mentre Kuzenbo prende danno, e prende danno con la sua seconda attivata, il cooldown della seconda skill si riduce, di poco in realtà, anzi uno scaling abbastanza strano perché non è in secondi ma in decimi di secondo, come potete vedere, fino a un massimo di 0.6 di secondi di cooldown ridotti. Però comunque skill veramente forte, soprattutto se si gioca contro una di Garry in particolare. Vieni qua. Cosa, non attaccate. Spam. No, niente. Tieni. Ok. Oh. Va bene, me ne vado. Non riesco a fightarlo per niente. Mi sa che andare solo lane con questo personaggio non è che sia la cosa migliore del mondo. Vabbè, pace, chissene. Tiè, sfondami sta torre, divertiti, have fun. Madonna, sta tartaruga rompi i coglioni. Vabbè. Madonna, le torri in sta season sono veramente inesistenti, cioè.
Uno si builda full penetration su qualsiasi AD carry e la torre scompare. Oh, 1250. Hello. Allora, colà è estremamente più fidato di me. Ma chiaramente si spiega perché io non riesco a clearare i minion con sto personaggio, giustamente. E quindi niente, vabbè. Però, chiaramente, non avendo manco mezza kill, non dovrei che dovrebbe essere troppo avanti. Spam. Ok, detto questo, la terza di Gusenbo che cos'è? È semplicemente una specie di push, cioè il Kuzenbo prende il primo dio con cui si scontra e se lo tira dietro, perché continua a dashare in avanti e a fargli danno. E se colpisce altri nemici mentre si sta tirando, mentre si sta trasportando il nemico dietro, gli fa danno aggiuntivo sia a loro sia agli altri nemici. E chiaramente i nemici che vengono grabbati, comunque trascinati da Kuzenbo, possono essere colpiti fino a un massimo di 3 volte. C'è un limite alla volta che possono essere colpiti, perché altrimenti sarebbe veramente assurdo. E Tiè. Che rompicazzo! Guarda che roba! Oddio, è troppo divertente. Tiè, spum! Poi il bello è che come si chiama, la tartaruga, non è che deve per forza hittare un target perché se lo aggri. No, 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 prende tutto quello che ci sta in range, non gliene frega niente, attacca tutto, madonna ragazzi. Cazzutissima. Non c'ha paura di niente. Va bene. Ok. Usciamo sta roba, grazie. Ma no, la terza non fa chiaramente danno perché sto livellando la seconda. Magari sarebbe meglio livellare la terza, effettivamente. Adesso che ci penso, però troppo tardi. Too late. E vabbè. La ulti di Kuzenbo è un'altra skill estremamente rognosa. Come potete vedere, la terza, se buildata insieme a un blink, può essere qualcosa di estremamente noioso per gli avversari. Perché veramente ti può venire dietro e fare un insec alla Lee Sin di LOL. Così, inventiamoci un paragone brutto con giochi brutti. Eh sì, rompe il cazzo, eh. Però, oltre a questo, veramente riuscire a utilizzarla senza un appropriato gank o comunque davanti faccia a faccia con un personaggio avversario è abbastanza improponibile. Oh. Minchia, è che esagerato. Che cosa, perché? Awesome! Va bene, fammi i seri, vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Ma il blu l'abbiamo lasciato non clearato, boh, vado a pulirlo. Insta, grazie. E la ulti di Kuzenbo, appunto, dicevo, un'altra skill estremamente pallosa, perché che cosa fa effettivamente? Allora, Kuzenbo ritorna dentro al suo guscio, inizia a girare su se stesso come una trottola, pushando back tutti i nemici che colpisce, tutti gli dei nemici che colpisce, aumentando la sua movement speed, ridiventando immune ai CC e back e up anche in realtà, perché li knock-up anche contemporaneamente, tant'è che non possono utilizzare praticamente nessuna skill mentre vengono colpite. E dopo il primo spin, dopo che li colpisce la prima volta, il danno viene ridotto chiaramente del 50%, oltretutto il danno iniziale che fa con il primo colpo, il danno che fa con i colpi successivi è di gran lunga diverso, quello iniziale è molto più alto di quelli dopo. E oltre a ciò però, la skill insieme alla terza potete capire come è fastidiosa quasi quanto un grab di Sobek più il suo spin che vi knock-up, anzi funziona quasi nello stesso modo, in realtà solo che è prolungata la cosa. Voi potete blinkare per esempio dietro il team avversario, prendere il loro carry e poi utilizzare la ulti per continuare a impedirgli di muoversi fondamentalmente. Vai, è qua. Spam. Dove vai? Spam. Tripla di Scilla, GG, sì, proprio. Spooked, ecco qua. Ah, ok. Comunque mi continuo a sfondare la torre Ulr perché split pusha come un matto, però vabbè, non dovrebbe essere un problema troppo grosso. Vai, vai, vai. Non mi dica che se la fa. Ok.
Vedete comunque lo utility di Kuzembo può essere veramente rognosa per il team avversario. Cioè, si è fatto Ur. Ah no, ok, no, ho visto male. ho pensato che se lo fosse fatto, invece no. Ok, non gli faccio una mazza di danno. Beh, però invece il rimbalzo della prima sì, yeah, spam. Faccio da bravo support e mi prendo il viola. Chiaramente questo buff è cambiato come no, i cambiamenti della season 4 li ho detti in stream in live e non mi sembra. Le ho detto in stream in live, dicevo, in stream in live, proprio quello Valerio, proprio quello, sì, complimenti. E le ho detto in stream, quindi non mi starò a ripetere perché sono durati quasi un'ora, onestamente. Quelli della season 4, si intende. Non ho ancora fatto la patch season 4.2, cioè della season... la patch 4.2 della season 4, però comunque ci sono una serie di cambiamenti, specialmente agli dei, che sono positivi, tipo il buff di Kronos, perché effettivamente dopo il nerf al Fatalis era veramente diventato scarso, anche perché Kronos non era OP in combo. Ma assolutamente no, cioè era buono ma non estremamente OP. Tant'è che tra i tre, tra Sol, Jingwei e Kronos, e Kronos stesso, è probabilmente quello che ha sofferto di più. E oltre a ciò, però, insomma, e il resto dei cambiamenti, e li tratterò probabilmente in una nuova stream perché, appunto, non ho il foglio delle patch notes sotto mano, quindi di conseguenza non me la ricordo bene. Aia. Mi fanno una marea di danno e la stupidissima Turtle non è stata in grado di uccidere Mir. Vabbè, caspita. Farebbe un po' ridere. Madonna, quanto danno fa sta Scilla? Ma quant'è? Ah, 7-1, giustamente. Pure io. Che lo dico a fare. Vabbè, andiamo. La potenza, vai, vai, vai. Spam. Dove cazzo è andata? Tartaruga, ma quanto sei inutile. Vai, no, sei completamente inutile. Fa ridere come comunque la IA di sta tartaruga funzioni meglio di quella di Calder e di altri minion dei personaggi di Smite. Mi c'ho 4000 di gold, manco me ne ero accorto. Ah, sì, mi serve più vita che mana a sto punto. E direi che mi posso fare. Ah, sì, rompiamo i coglioni. Mamma mia, quanto romperò il cazzo con sta cosa. Bracer of Undoing pure, magari. Ce l'abbiamo la meditation? Sì, ce l'abbiamo. No, tiè, peggio di così, guarda, più rompi cazzo di così non posso esserlo, tiè. Madonna, che rompi coglioni che sarà questa build. E appunto, dicevo, i cambiamenti della season 4 sono veramente numerosi, quindi credo che mi limiterò a trattarli in live, perché un video occuperebbe veramente tantissimo. Comunque. Prendiamo sto blu. Vediamo se riesco a pushare a left lane prima che mi vengano a rompere di nuovo le palle. Andiamo, andiamo, potenza. Io non posso venire lì ad aiutarmi. You rock. Vabbè, no, non ho fatto in tempo deciso. Sto matto di un Kumbagarn. Ah, stunnami, ti prego. Wow. Oh, hanno surrendato. Giustamente. Video estremamente breve con Kuzembo. Peccato perché avrei voluto vedere il come si chiama? No, il reflect. Oh, la reflection del danno della seconda insieme al Light of the Nemean Lion. Più le spine. Che cosa avrei potuto creare contro Ulr e Artemis principalmente. Detto ciò, comunque, questa era Kuzembo. Chiaramente non mi esprimo troppo sul personaggio perché, è appena uscito, quindi non so effettivamente quanto verrà giocato. You guys in the SPL, lol. Quanto verrà giocato, se sarà considerato forte o meno in Conquest, in che ruoli e bla bla bla. Anche se effettivamente pure Jungle potrebbe andare bene sto coso perché è un po' tutto fare. Ma che cazzo di endscreen ha? Io giuro che non l'avevo visto ancora l'endscreen della vittoria. No, vabbè, ve prego. Ma come gli è uscita sta cosa? Che cazzo, vabbè. Perché sì, ce lo vedo molto bene per qualche engage spooky scary da dietro. Quando non vi vedono, insomma, potrebbe dare fastidio, diciamo. Però, a parte quello, molto facile da counterare semplicemente con le beads. Ma quando le beads sono in cooldown, questo coso potrebbe veramente rompere il cazzo. Specialmente, potrebbe essere a livello di Ares per rottura di palle quando non si hanno anti-CC nel kit, specialmente. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.